Eder. Mech. Pallister. Sono della questura di Trieste. Il 29 dicembre ho visionato accuratamente le immagini del 14 dicembre 2021, relative a 5 telecamere di videosorveglianza esterne alla scuola allievi agenti. Ubicate in strada di Guardiella e in diversi punti di via Damiano Chiesa. Ecco il dettaglio delle telecamere da me analizzate. 1. Camera Battaglione, ubicata al civico 11/A di via Damiano Chiesa. 2. Carraio Est, ubicata al civico 9/11 di via Damiano Chiesa. 3. Carraio Esterna 1, ubicata al civico 9/11 di via Damiano Chiesa. 4. Esterna via di Chiesa, ubicata all'altezza del civico 5 di via Damiano Chiesa. 5. Carraio Mensa, ubicata al civico 27 di strada di Guardiella. Le predette telecamere sono state esaminate con il fine di verificare l'eventuale passaggio di Resinovi Cliliana, dalla propria abitazione sita in via Verrocchio 2 lungo la via Damiano Chiesa. In direzione centro città, dalla visione delle telecamere, non è stato riscontrato il passaggio di nessuna donna con le fattezze riconducibili a Resinovi Cliliana. Descritta con una corporatura minuta ed alta all'incirca 150 cm. Si rappresenta che le immagini di videosorveglianza della scuola allievi agenti hanno immortalato il passaggio dell'autovettura Renault Clio di colore bianco, intestata a Sterpin Claudio che, nelle dichiarazioni rese il 15 dicembre US, affermava di aver percorso la strada che da via Giulia porta all'abitazione della donna in via Verrocchio. Nella fattispecie, la Renault Clio viene inquadrata una prima volta alle ore 12:30 minuti e 21 secondi lungo strada di Guardiella, diretta in via Damiano Chiesa. Alle seguenti ore 12:33 minuti e 30 secondi, il veicolo viene inquadrato mentre scende la via Damiano Chiesa transitando davanti la scuola allievi agenti imboccando strada di Guardiella in direzione centro città. Alle ore 13:24 viene nuovamente inquadrata la Renault Clio intestata a Sterpin Claudio mentre percorrendo strada di Guardiella, imbocca la via Damiano Chiesa in direzione via Verrocchio. Rappresento che le registrazioni delle immagini terminano alle successive ore 13:45. In questo lasso di tempo, il veicolo non viene più inquadrato dalle telecamere adibite alla videosorveglianza della scuola allievi agenti. Significando che non è dato a sapere se la vettura si è poi allontanata nuovamente verso strada di Guardiella o in direzione strada di Basovizza. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.